Ciao Gnappa Family, sono tornata con un altro video. Mi trovate qua tutta caruccia, tutta pettinata già col pigiama natalizio, pronta per aprire un calendario dell'avvento insieme a voi. Vabbè, avrete capito dal titolo. È il calendario de Balea, la vita. Lo amo, totale. Allora, a parte, vabbè, manco da un bel po', quindi c'è proprio da serie chi non muore si rivede. E mi avete visto. Comunque, non so, mi vedo sta ciglia strana, non so se ho sbagliato ciglia, perché vedete, questa mi pare più pelosa rispetto a questa. O è storta o ho sbagliato coppia. Ci fate caso. Come ci fate caso, la qualità del suo video che sto registrando con l'iPhone 13 nuovo. Voi vedete, ah, l'iPhone 13 mi pare uscito il 14, quindi... Niente, c'ho l'11... Qua c'ho l'11, ma secondo me registra meglio l'11, cioè la qualità è migliore. Questo, non lo so, a parte il brufolo che c'ho qua, mi fa la faccia come, non lo so, una groviera, no, non ve so di, è terribile. Però vabbè, l'ho comprato perché mi serviva più memoria per fare le foto del mio sito, insomma tutte queste cose qua. Quello è pieno e non so dove mettere ma roba. Quindi se fa manna bene questo, video molto rustico. Il calendario in questione è di Balea. Non ho preso e non prenderò calendari coi trucchi perché non mi trucco più come una volta, ormai c'ho una certa, quindi meno mi trucco e sembro più carina. E in più c'ho i trucchi, perché, non lo so, trucca a quattro generazioni. Quindi ho comprato questo che, come quello di Nivea, so, prodottini, per corpo, creme, cose così che mi piacciono un sacco. Quindi apriamolo. L'ho pagato 21 euro e avevo visto un video dell'Onora, un TikTok dell'Onora Manni, dove praticamente diceva che adesso c'era DM online, quindi ho fatto shopping e se volete poi vi faccio il video haul, che c'ho uno scatolone di tutta robetta figa, perché di solito la roba di Balea me la mandava la mia amica Sabrina Bambi, che se stai a guardare questo video... Ti amo, sei sempre nei miei pensieri. E adesso finalmente la posso comprare anch'io. Niente, qua dietro ci stanno tutti i spoiler, ma tanto già mi sono scordato, ho letto quando mi è arrivato. Io direi di andare ad aprire la casellina numero 1. Tra l'altro, per il mio shop, il mio sito dei cristalli, delle pietre, ho fatto il calendario dell'avvento, quindi io ho fatto il mio primo calendario dell'avvento e penso che uscirà settimana prossima. Io adoro. Allora, casellina numero 1. Mi spacco le unghie. Allora, guardate i pack che carini, non ce la faccio. Il problema, sapete qual è? Ah, ok. C'ho il foglietto qua della plastilina e ci sta scritto... Allora, numero 1, gel detergente con glicerina 20 ml. Quindi gel detergente. Ma secondo voi gel detergente sta inteso tipo la mucchina o proprio un mini bagnoschiuma? Boh. Va bene, apriamo la casellina numero 2, che è pure bella grossa. Ta-ta-ta-ta. Ma che carini sti packaging, oddio! Ce la faccio! Ma poi sono natalizi, c'è il biscottino di Natale! No, vabbè, ma quanto cicci! 50 ml, qua ci dice che induccia schiuma al profumo di arancia e cannella. Mazza, raga, che buono! Cioè, a me mi piace sia arancio che la cannella. Però arancio non sempre, perché ogni tanto è tipo troppo agre e puzza di gomitino. Tipo devo un mitino marcio. Però questo è buono. Bah. Ah, poi vedete che carine ci stanno le frasi dentro. No, vabbè. Sii ossessionata con il tuo potenziale. Oh my god. Allora, casellina numero 3. Eccola, vicina a 1. Aspettate che ogni volta mi aprissi i calendari per far inquadrare tutto quanto. Allora, tappeto verde. Qua il terzo che ci dice crema a giorno con vitamina C ed E. Crema viso da giorno che poi 20 ml, cioè, appena crema viso, un conto è il bagno schiuma, dici una sciacquata d'ascella è finito. Però la crema, insomma,
20 ml, cioè, ce fai, eh? Ok, poi casellina numero 4, come sapete tutti quanti, 4 è il mio numero, è il mio giorno preferito, è proprio il numero del mio cuore, quindi mi aspetto qualcosa di figo. Ok, è figo perché me lo sono spoilerato. Si apre, raga. Allora. Eccolo, uno shampoo invernale, perché qua c'è scritto shampoo invernale per capelli rovinati. Eccolo, eccolo teso, eccolo, io con tutto il sestercio ci faccio una botta e mezza. Non so, io consumo tipo quantità industriali di shampoo, però, di balsamo. Ma il balsamo non uso tanto, uso le maschere. Però apprezzato, tipo quando vai in vacanza, che magari stai fuori 2 notti e... Male che vada, te lavi in giorno perché se te lavi i capelli tutti i giorni, insomma, è un po' un problema. Ce fai, insomma, adoro. Mi piacciono poi queste cose. Poi, 5. 5, dov'è il 5? Eccolo. Pensate che il 5 è l'unico numero dispari che mi piace. Che poi è legata a una cosa bruttissima per me, eh? Però non lo so perché. Allora. Vabbè, è scritto straniero, quindi capisco. 20 ml è liquido, che cos'è? Acqua micellare. Acqua micellare, ma che carina. Questa è comoda pure, sempre il discorso, se andate via una notte o due. Cioè, dai, ce fate. Carina. Poi, casellina numero 6. Dove sta il 6? Eccola, è minuscola. Che c'è dentro questa baby casella? Mi ricordo uno scoccettino, un washi tape. Voi direte, ma che cazzo ci azzecca? Non lo so manco io. Sì, nastro adesivo in carta colorato. Poi vabbè, sapete, io ho st'animo cartopazzoso, quindi mo' pio, no? Però dico, ma che ci azzecca? Non si sa. Poi, casellina numero 7. La 8 già ho trovata, 7 dove sta? Non si sa. Ah, 7 è questa, gigante, raga, vedete? È tutto sto quadrato. Voi vi siete comprate qualche calendario? Se sì, quale vi siete presi? Fatemi sapere. Allora, ci stanno i patch occhi. Patch occhi, vedete? Eccoli qua, io questi li uso. Che ci dice? Patch occhi idratanti con estratto di vaniglia e acido ialuronico, 2 pezzi, prodotto in Cina, vegano. Li proverò, magari li provo stasera. Poi 8, avevo vista, sta qua sotto. Body lotion, quindi crema corpo, a che è? Lozione corpo al profumo di cocco e vaniglia. No, va, beh, che tra l'altro io mi volevo comprare una crema corpo de balea, sta scia è terribile. No, mi sa che ho sbagliato, regà. Non so lo stesso modello, cioè mi vedo questa troppo pelosa. Allora, io mi volevo comprare una crema corpo de balea, sul sito erano tutte finite, c'era rimasta tipo basic e no, volevo proprio semplice, sai, quei profumini. Allora, buona, ma l'odore veramente, veramente... Schioppata da sola, l'odore è veramente leggero. Ma aspettavo di meglio. Aspettate. Ah no, si sente, si sente. Però ci sento più la vaniglia. Sì, cocco proprio zero. Però è buona, sì. Adesso apriamo la 9. Eccola, stanno tutte sotto. Vabbè, douche peeling, qua avrò detto una parolaccia. Allora, questo è un peeling doccia al profumo di rosa. Carino, ma guardate che belli i pack. Ce la faccio. Poi, 10. 10. Dov'è il 10? 10. Stanno tutti sotto. Allora, questa Winter Spelunk. Ma che è? Allora,
Balsamo invernale per capelli rovinati col pantenolo 20 ml. Ecco, questo non mi basterà mai, cioè mi ci faccio solo il frangione. Perché, ma mi potevi un balsamo così piccolo? Ma ci potevi dare uno shampoo, ma un balsamo così piccolo? O mi stai a dire che è potente? A parte, vabbè, io lo provo, ce la faccio una botta. Se proprio mi piace, mo compro grosso. Perché comunque. Piccolo spoiler, delle cose che ho comprato un olio per capelli, che è quello che ti metti dopo, insomma, piega. Oh, vi giuro che mi fa morbidi, l'ho preso perché avevo letto un sacco di recensioni positive. 11. Crema mani, questa senza, vabbè no, leggiamo gli ingredienti. Crema mani, ah niente, non dice altro. Non so che gusto è, però guardate che carino il pack. Con le caramelline natalizie e bastoncini. Poi 12. Eccolo. Che carina. Una lozione. Si chiama Harrol. Harrol. Allora, che cos'è? Olio nutriente per capelli rovinati, no? Vabbè, la mia vita. A parte, mo, se la volemo di tutta, io non ce l'ho più rovinati. Cioè, mi ricordo, anzi, vi ricordo, tipo che a dicembre scorso mi ero tagliati qua, togliendo tutto il bruciato dal biondo e poi mo ho scuriti e vi assicuro che sto felicemente mora e mi chiedo come cazzo ho fatto a tenere 4 anni al biondo, nonostante tutti mo dicevano. Quindi mo non ce l'ho più rovinati, mi stanno pure a ricrescere. Però. Prevenire è meglio che curare, quindi io continuo a usare roba per i capelli rovinati. 13. Guardate che carini i pack col tappino oro, i regalini. Questo che cos'è? Allora, doccia schiuma cremoso al profumo di cioccolato e miele. No, vabbè, questa è la mia vita. Voi dovete sapere che io sono ossessionata. Allora, il miele da magnà non mi piace. Cioè, meglio un carcio in faccia. Però mi piace tipo il labello, mi piace solo cocco, sì, solo il miele, latte e miele, i saponi per le mani, latte e miele, bagno corpo, latte e miele. Questo è cioccolato e miele. E si sente un po' di più il cioccolato, però si sente pure qua aroma delicata del miele. Cioè, mi piace. Buono. Lo amo. Best prodotto top. Allora, 14. 14 è piccolo. Questo non so che è. Crema. Crema idratante, contorno occhi con vitamina E. Voi dovete sapere che io vado matta per i contorno occhi. Cioè, vado proprio matta. Cioè, va bene rughe dappertutto, ma qua mi via l'ansia proprio. Mini contorno occhi, pure questo carino da portarsi dietro. Se si va. A parte no, sono tutti quasi piccoli così, però. Tipo se va in vacanza così. Poi 15, che so, vicine vicine, vediamo che ci dice. Balsamo. Ah, balsamo labbra al profumo di cioccolato. Dopo vi dico perché ho fatto qua la faccia. Balsamo labbra al profumo. Di cioccolato, vedete quelli che si mettono così poi mi piacciono perché quelli gordito con queste unghie non so proprio il massimo della comodità, se la volevo di tutta, però sì, questi sì mi piacciono. Allora, ho fatto qua la faccia perché alla casellina 15 c'è scritto maschera capelli con effetto antistatico al profumo floreale. Io qua avevo letto balsamo labbra antistatico al profumo floreale. Ho preso un corpo di come cazzo è. Quindi era 16. Madonna, che carina! Stava tutta piegata. Eccola la maschera con l'uccellino. Ok, quindi apriamo 17. Mi devo conservare quel foglio io perché non mi ricordo mica che so, 17. No, è fucsia, regà. No, ma che cazzo di figata. Questa me la tengo la boccetta quando è finito. Che cos'è 17? Profumo per capelli con aroma floreale, no? Sniffiamolo.
Madò, che buono! Ma che buono! No, vabbè, la mia vita. Ce la faccio. Camo aperto 17, tocca 18, io scioccata. Io shock. 18 sta qua. First reaction. Shock. Allora, 18, 18 che era 18, bagno schiuma al profumo di arancia e cannella. Ok, profumerà come quell'altro di prima. Questo è il pack, carino, carino, ci piace. Poi 19, siamo quasi giunti alla fine. C'è fine, ah, c'è pure 24, no, 25 non c'è però. 19. Che cos'è 19? Maschera viso idratante con olio di vinaccioli 20 ml. Che so i vinaccioli, raga, voi lo sapete? Oddio, pare che sia abbassata la qualità. Guardate te, io mo stoppo. Mi pare che il video non sia niente di che, ma almeno un po' decente. Vado a vedere tutto sgranato, guarda, Poi 19, questa è 21, 22, 20, 24, 23. Oddio, qua aperta 19, non mi ricordo. Aperta adesso, no, questa è 18. Oddio, raga. La vedo, ma sono ciecata. Vi giuro che non la vedo davvero. Ah no, aperta mo a 19, vedete che non la vedevo. Allora, 19. Ah no, 20, scusate, burro piedi. Al profumo di vaniglia, che questi io li uso perché mi sono comprata i piedini, quelli vuoti su Amazon. Quindi hai visto tipo quando mi fate la maschera ai mani che c'è il guantino. Mi sono comprata i piedini e li riempio delle creme che non riesco ad utilizzare per non sprecarle, metto là e quindi metto là 20 minuti sul letto con questo impacco ai piedi. Mentre quando poi trovi cose specifiche, dici vabbè, meglio, però insomma, no, vabbè, ce la faccio, fermi tutti. Fermi tutti, ma perché voi non potete capire, sono state appoggiate. Grave, gravissimo, questa cosa non doveva succedere. Ok, scusate per l'inconveniente. Adesso, casellina numero 21, che sta qua. Un'altra boccetta. 21 ci dice gel doccia profumato 50 ml. Ogni tanto ci dicono la profumazione, ogni tanto no. Perché? No, sento. Mi pare arancia pure questa. Mi pare arancia pure questa. Poi, 22. Crema notte idratante 20 ml. Sempre lo discorso di prima. Se so, creme viso, insomma, da 20 ml ci fate un botto. I pack, ragazzi, i pack. Poi apriamo la 23. Oddio, oddio. 23 è un olio. Olio corpo nutriente con. No, olio corpo nutriente con olio di mandorle al profumo di vaniglia. Ho iniziato a farmi le lampade e mi sono ripromessa che avrei utilizzato più oli. Eccolo. E niente, è rimasta la 24. La vigilia di Natale, cosa troviamo? No, che è sta merda, no. Stiamo a scherzare. Maschera viso idratante in tessuto per tutti i tipi di pelle con acido ialuronico, estratto di vaniglia e olio di mandorla. Te so. Per carità di Dio, ok tutto, ok la maschera in tessuto, comunque se vanno pagare l'ira di Dio non è quello. Però io al 24 la maschera viso non la volevo. Non la volevo, soprattutto per tutti i tipi di pelle. Io ho la pelle grassa, non mi puoi dare una maschera per tutti. Mi ungo fino a. Avete capito? Mi ungo fino a Capodanno 2024. Non va bene. Però vabbè, tutto sommato a me mi è piaciuto. Sì, ok, so tutte mini size,
size, mini size, però non so, manco poi così piccola, alla fine per 20 euro secondo me ci sta un sacco. Fatemi sapere se questo calendario vi è piaciuto, a me sì, perché mi sono sempre piaciuti quelli de cremine, maschere, cose, quindi sì, mi piace un sacco, lo ricomprerei, sì, lo ricomprerei, sì. Io adesso lo devo squarciare perché ogni volta ho l'ansia che sono rincoglionita e dico, boh, forse ho zompato una casella, perché da me c'è da aspettarsi di tutto. No, però dai, sono stata brava. Sono stata brava, è tutto vuoto. E niente, io spero che questa mia ricomparsa vi abbia fatto piacere. E devo cambiare sicuramente il telefono con cui registro, perché la qualità fa schifo. Le luci. Ma in realtà, se mi seguite su Instagram, gli aggiornamenti, i cazzi miei, sapete tutti. Di tutto quello che mi è successo, patapì patapà, i lavori in casa, so divide casa, bla bla bla. Però se non mi seguite, insomma, vi dovrò fare un aggiornamento, perché insomma la mia vita è cambiata un botto. Cioè, sto molto bene, sono molto rilassata, però la mia vita è cambiata totalmente. Oddio, ho lasciato una ciocca liscia ieri. Ma com'è possibile? No, vabbè, non ce la faccio, fate finta di niente. Vabbè. Io vi mando un grandissimo bacio, se vi va lasciate un like per il supporto, perché so già che l'algoritmo me la farà pagare cara dopo tutti questi mesi di assenza, ma noi se ne freghiamo perché mi sa che non c'è manco più la monetizzazione, sti cazzi. E ci vediamo molto presto, spero, con un nuovissimo video.